Grazie, bentornato in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un sito che mi ha stupito positivamente. È uno di quei siti che vende oggettistica, braccialetti, bijou, vestiti, accessori per il make-up, per i capelli, un po' di tutto a prezzi molto bassi. E solitamente non mi fido mai molto di questi siti perché penso che abbiano del materiale un po' di scarsa qualità. Invece questa volta, comunque, nonostante gli oggetti in questione siano molto economici, in realtà mi hanno stupito perché effettivamente sono carini e sono piaciuti anche ad altre persone. E scusate per la voce, per l'aspetto, ma sono raffreddata. Non so da voi, ma qui a Milano c'è stato un cambiamento climatico pazzesco. Mi ha preso in pieno, ovviamente, ho avuto la febbre, il raffreddore e tutto. Vabbè, però se vi mandavo pure questo video, non facevo più video perché da un po' che non ne faccio, quindi ho detto facciamolo lo stesso. E comunque, il sito in questione è Rose World Sale, spero che si pronunci così. E come al solito io ho deciso di prendere dei bijou e degli accessori perché di vestiti non mi fido molto. Stili come questi possono essere per esempio Sammy Dress, però effettivamente rispetto a Sammy Dress la qualità ho notato che è davvero migliore. Ma vi faccio vedere subito cosa ho preso. Allora, il primo è un braccialetto, che è questo che indosso. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo, penso sia molto carino e delicato, è composto da questi simili Swarovski, questa linea di Swarovski e poi tanti cuoricini. Devo dire che mi è piaciuto davvero molto perché comunque non sembra una cinesata, cioè sembra bigiotteria abbastanza classica, carina. Questo qua costa 4,18 euro ed è forse uno dei pezzi che costano di più di tutti, però effettivamente è molto carino, quindi secondo me merita. Poi ho preso diversi anelli e anche qui mi hanno stupito, in particolare quello che mi è piaciuto di più è questo qui, che è un anellino con il fiocchetto e lo Swarovskino. Questo costa 4,18, il braccialetto invece costava 5,50 euro, ok? Già ho sbagliato, ma ok. E devo dire che è il più bello di tutti secondo me, perché anche questo, nonostante sia comunque bigiotteria molto economica, è veramente carino e anche questo è realizzato abbastanza bene. Il tasto dolente è che non si può scegliere la misura dell'anello, anche se non saprei come l'avrei potuta Mi va scegliere. un po' Strettino, però riesco a metterlo. Il problema è un po' toglierlo. Aio! Però per il resto mi va. Una volta che entra mi sta abbastanza bene. Però fate caso che io ho le mani abbastanza grandi, quindi una persona con delle mani normali dovrebbe stare benissimo. Poi ho preso altri due Questo qui che anelli. mi è piaciuto Mi è piaciuto moltissimo anche molto. questo. È sempre un anellino con i cuoricini. E si tratta di un anellino con una fila di cuoricini, uno rovesciato e uno nella direzione normale. Questo qua devo dire che in realtà è quello che mi sta più largo di tutto. Questo già viene un po' di meno sui 2,50 euro. E poi un altro anellino, sempre col cuore, che anche questo viene sui 2,70 euro, quindi questi qua sono proprio economici. Tra i tre mi è piaciuto più di tutti, tra i tre quello che mi è piaciuto più di tutti è quello là con il fiocchettino e gli Swarovskini, perché mi sembra davvero molto carino. Poi ho scelto un altro prodotto e si tratta di questo qui. Questo qui è un elastico per capelli, di quelli là che si mettono poi nel braccio, diventano dei semplici braccialetti, insomma un po' una cavolatina che si può fare pure a casa, solo che io pensavo fosse proprio una bustina con tanti braccialetti, non che fosse solo un unico elastico, infatti solo questo costa 1,17 euro. Sinceramente questo ve lo sconsiglio perché si può fare pure a casa, infatti io ne ho alcuni neri fatti comprando semplicemente l'elastico e facendo un nodino qua, 1,17 euro forse ci compri. No, non vale veramente la pena. Se fosse stato il pacchettino con tanti elastici sarebbe stato diverso, ma davvero non vale la pena. E poi ho preso degli accessori per il trucco, per il make-up, ovvero gli applicatori per il mascara, che possono essere sempre utili. E
ho deciso di prendere questi perché hanno lo scovolino un pochino più grosso. Solitamente questi che vendono sfusi hanno lo scovolino molto sottile e perde molto la resa del mascara, secondo me, con lo scovolino sottile, soprattutto per determinati tipi di mascara. Quindi ho voluto provare questo e devo dire che il pacchetto è abbastanza conveniente perché costa, sono 1, 2, 3, 4, 5, forse ne ho un altro, forse sono 6 in tutto e costa 94 centesimi circa, quasi 1 euro, e comunque almeno a me servono perché poi li utilizzo sulle modelle, sulle clienti ed è molto più igienico utilizzare un applicatore del genere. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, esistono due diversi tipi di modalità. C'è PayPal, che è quella che vi consiglio comunque sempre. Se non sapete di cosa si tratta, vi consiglio di andare a informarvi perché è super conveniente. Pagare con PayPal è gratis, iscriversi, si riesce a, si può, si è molto tutelati. Altrimenti si può pagare con carta di credito. Io in questo caso ho avuto una gift card perché mi ha dato l'azienda per poter avere i prodotti gratuitamente, testarli e recensirli per voi. E mi sono arrivati in circa 3 settimane, infatti è passato un bel po' di tempo, però non ho avuto problemi di dogana fortunatamente, e ho notato che tutti i pacchetti inviati da questi siti non si fermano mai la dogana. Adesso non me la vorrei mandare. Comunque non li fermano mai perché comunque sono dei pacchetti molto piccolini e cercano di mettere tutto in una sorta di busta quasi da lettera rinforzata, quindi solitamente non si hanno problemi di dogana. Quindi alla fine devo dire che, quindi concludendo, il mio riscontro con questo sito è molto positivo, almeno per quanto riguarda questa tipologia di accessori. Io comunque vi consiglio sempre di andare a guardare bene le foto e di non prendere cose troppo elaborate. Per esempio, non so, i vestiti ancora non mi fido a prenderli, perché finché si tratta di bijou che posso comprare anche magari sulla bancarella e non mi danno fastidio, perché comunque mi sa che sono anche nickel free perché non mi hanno creato arrossamenti né niente, è un conto. Se invece poi si tratta già di fibre sintetiche e quant'altro non mi fido molto, quindi vi consiglio, se volete acquistare, di rimanere su accessori per il trucco, spugnette, scovolini come in questo caso, qualche bijou, perché effettivamente sono molto più di qua. Effettivamente la qualità è migliore rispetto a quella, per esempio, Summit Dress, che si vede che è molto più scadente, che le rifiniture non sono proprio il massimo. Invece in questo caso, cioè, sembra davvero per esempio un braccialetto carino per uscire, non sembra una cinesata, diciamo. Quindi il mio riscontro è positivo. Spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao, un bacio!